L'amore cortese è al centro non solo del romanzo, ma anche della lirica provenzale, i due maggiori generi letterari della società cortese del XII e del XIII secolo. È una visione dell'amore e del rapporto uomo-donna che si traduce in un preciso codice di comportamento che può risultare di difficile comprensione se non si considera il contesto storico-culturale in cui tale concezione viene elaborata. Per capirlo, partiamo dall'aggettivo cortese. Esso definisce prima di tutto uno stato sociale reale, quello dei frequentatori della corte feudale, dunque dame, signori, cavalieri, in una parola, un'aristocrazia il cui potere si fonda sulla proprietà e sull'esercizio delle armi. Ma cortese definisce anche uno stato ideale, o meglio, la tensione verso un modello di perfezione spirituale e morale. La cortesia è un codice di valori ideali e anche concretamente praticati, come la gentilezza, la raffinatezza nei modi, la liberalità, ossia il concedere favori spontaneamente, non a seguito di una richiesta. La cortesia è l'opposto della villania. Villania è un termine che indica non soltanto il popolo basso, ma almeno nel nord della Francia anche la borghesia. Villano è sinonimo di ignorante, gretto, rozzo, avaro. La villania è quindi un sistema di valori diametralmente opposto alla cortesia. Di riflesso, l'amore cortese è un modo di vivere l'amore proprio degli ambienti aristocratico-feudali del XII e XIII secolo, ma è anche un modello ideale. L'amante cortese è nobile d'animo, sa amare rispettando le regole dell'amore. Il suo è un amore puro, privo di secondi fini. Il rapporto tra l'innamorato e la donna riproduce quello feudale tra vassallo e signore. L'innamorato offre all'amata il proprio servizio d'amore, fatto di sottomissione, di fedeltà, di lodi e di devozione. In cambio ottiene un beneficio, cioè un dono, uno sguardo, un saluto o addirittura la corrispondenza piena del sentimento. Questa visione dell'amore è l'espressione più compiuta della civiltà cortese. L'amore non è solo un sentimento privato, ma è un vero e proprio codice di comportamento sociale. Esso contiene tuttavia una contraddizione. Da una parte, nella sudditanza dell'amante nei confronti dell'amata, esso riflette fedelmente i rapporti della gerarchia feudale, dall'altro sconvolge l'ordine sociale esistente perché si colloca al di fuori del matrimonio. Infatti la donna è in genere la moglie del signore. Ma proprio dedicando tutto se stesso a una donna che non potrà mai avere, l'amante, autenticamente nobile, potrà conseguire la perfezione spirituale. Nella visione cortese, l'amore è una palestra dell'anima, uno strumento di raffinamento interiore, di perfezionamento spirituale, di tensione verso un'ideale nobiltà d'animo.